Le api sono delle famiglie fortemente organizzate, sono degli apoidei, quindi fanno parte degli imbottinatori. Sì. Quindi cosa succede? Le api mellifere non sono a rischio. Chi vi dice che è a rischio dice una fandonia, perché le curiamo noi. Chi è a rischio sono i bombi, le vespe, le api selvatiche, eccetera. Quindi che sono importanti per la biodiversità dell'ambiente. Questa è la differenza. Ora, tanto per spiegarvi, quando voi mangiate un cucchiaino di miele, chi mangia il cucchiaino di miele? Noi Eh? Sapete quanto vale un cucchiaino di miele? no. La vita di un'ape che visita 2500 fiori, Qui io mi mangio un'ape. e dura e campa 40 giorni. Allora, calcolate che le colonie sono formate da 10 favi. Dove c'è solo un'ape regina, sono tutte operaie, ma all'interno hanno dei compiti. Appena nasce, Ape spazzina, che ha il compito di pulire la celletta appena nata. Poi la stessa ape diventa diventa ceraiola, che è il vero architetto della colonia, in quanto costruisce ce cellette perfettamente esagonali. Poi poi. c'è la ventilatrice, che insieme ai fuochi, che sarebbero i maschi, Anziana, la temperatura? mantiene la temperatura dell'arnia perfettamente a 36 gradi. Anche l'inverno. Quindi batte le ali per un minuto 5.000 volte. E sono quattro ali, calcolate che l'ape ha quattro ali. Vai. Poi dopo la ventilatrice, La bottinatrice, che era più importante. in quanto raccoglie polline e nettare e lo E lo mette trasforma in miele. in miele. Dopodiché c'è la sentinella, Sentinella, che sono le più che anziane. La sentinella è quella che gira per trovare cibo e mediante una danza dice dove andarlo a trovare. E poi c'è la guardiana, che sarà quella che vi pungerà che è quella che praticamente. vi pungerà, perché è quella che vuole difendere la colonia a tutti i costi, Ecco, perché l'importante per l'escopeta. le api è la sopravvivenza della colonia. Loro vivono per questo. Quindi adesso speriamo di essere fortunati di trovare la regina. Apriremo un'arnia e vediamo se troveremo la regina. Calcolate che l'arnia è formata da 10 favi. I laterali sono sponde, sono le loro riserve. Nei centrali c'è Covata e la signora, la nostra famosa signora. Vedete l'arnia com'è composta? Glielo dici tu? Allora, è composta Mi dal fanno pure nucleo, dopo. che è dove ci sono praticamente tutte le api, Dove c'è quasi. la vita della colonia? C'è la. Poi? Invece qua è il melario, dove ci fanno il miele per noi. Ok. Quindi qua fanno il miele E adesso l'apriremo. La fava quindi è il telaio, Il favo, il il telaio, favo, il sì. telaio. Quindi qua c'è l'assemblatore, per favore, questo. Questo è un piccolo sciame, perché qua a portare le armi che già hanno fatto il miele è complicato. Vediamo se nel centrale troviamo un po' di miele. Lo vuoi tu? Vabbè. Tiè, è caldo. Essendo uno sciame fatto, appena fatto, qui depongono il miele per noi praticamente. Ora non ce n'è, È ne solo cera rischiamo. quella, giusto? Questa è cera fatta da loro? Sì. Questa è cera fatta da noi, dove le bottinatrici vanno a mettere il miele che noi mangeremo. Impressionante. Ok? Ora, no, glielo fai vedere. È uno sciame di api. Sono Allora, poche. vedete il miele come luccica? Questo è tutto il miele per loro, che loro mangeranno. Vedete? Giallo, rosso, questo è tutto polline. Non so se lo riuscite a vedere. La miseria, che so? È Godzilla. Se lo so. Attenzione, bimba. Ci sono le api che fanno così. Ma devi staccare con una conchetta, sennò Oggi la forse è più brutta. Allora, tra il melario
e il nido c'è questo strumento che si chiama escludi regina, perché la regina da qui non passa, perché se la regina fa covata nel melario il miele va male, ok? Questo è lo strumento. E adesso andiamo a vedere che stanno combinando le signore. Chi ce l'ha? Vieni Victor. Ecco. La corona di miele. Che dà nutrimento. Questa è la covata delle api operaie. Vedete quanto nettare giallo, rosso, depongono per dargli da mangiare? Lo vedete? Faglielo vedere pure di qua.